Amici sportivi del Mala, appassionati e amanti dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, benvenuti nel video resoconto del Day 3, il terzo giorno di queste 32esime Olimpiadi dell'era moderna che si tengono appunto in quel di Tokyo. Ogni giorno che passa, altre medaglie incassate dallo squadrone azzurro e cominciano ad arrivare davvero risultati importanti. Per carità, non c'è stata nessuna medaglia d'oro, ma oggi abbiamo ottenuto ben 4 medaglie. Pian piano stiamo salendo, se avete notato. Una medaglia di bronzo e ben 3 medaglie d'argento. Come dicevo prima, manca ancora l'oro. Oggi in un paio di occasioni, pertanto così, abbiamo sfiorato davvero 2 titoli olimpici, ma come vi ho detto negli scorsi giorni, prendere una medaglia di bronzo o una medaglia d'argento è comunque un grandissimo risultato. Partiamo con ordine, sempre a livello cronologico. Commento prima di tutto la medaglia di bronzo di Nicolò Martineng, che come vi dicevo ieri era un po' il nuotatore da tenere d'occhio per una medaglia nei 100 metri rana, e ragazzi, non ha tradito le attese. Davanti purtroppo ha avuto gente, non dico nettamente più competitiva di lui, perché a prendersi la medaglia d'oro è stato un grandioso Adam Peaty. La medaglia d'argento invece se l'è presa Arno Kamminga dall'Olanda. Ma ragazzi, il nostro Martineng ha fatto vedere che ha delle qualità davvero incredibili in questa specialità, e quindi davvero sono molto contento. Peccato per pochi centesimi, per ben 5 centesimi non ha migliorato il suo primato personale, che vale anche come record italiano. Però se migliorava o faceva lo stesso tempo delle semifinali, comunque valeva sempre la medaglia di bronzo. Quindi è davvero un grandissimo risultato quello di Martineng nei 100 metri rana al maschile. Come è un risultatone micidiale la 4% stile libero al maschile, quindi parliamo di staffetta appunto alla 4%, che non dico che partiva favorita, però diciamo che nelle batterie è entrata con il primo crono in finale, quindi ha anche beccato in teoria e anche poi in pratica la corsia migliore, ovvero la corsia numero 4, che insomma nel nuoto beccare le corsie centrali è molto importante, che non invece beccare le corsie laterali. Ed è arrivata una medaglia d'argento, non dico a sorpresa, ma meritata. In questo caso davvero una medaglia d'argento meritata, perché ho anche sentito che è il miglior risultato di una staffetta italiana nella storia delle Olimpiadi nel nuoto, e quindi davvero tantissima roba. Grandi frazioni dei 4 nostri nuotatori italiani che sono scesi ogni volta sotto i 48 secondi, quindi insomma con questo cronometro a loro favore hanno permesso di fare delle belle prestazioni proprie, ma che valevano un grande risultato per la squadra. E quindi ragazzi, bisogna davvero fare complimenti alla staffetta maschile. Magari nei 100 metri a stile libero, nel concorso singolare tra virgolette, possiamo davvero dire la nostra. E davvero, quindi in ottica futura per i 100 metri possiamo secondo me essere davvero ottimisti, magari non per beccare la medaglia d'oro, perché ho visto le batterie e ce ne sono davvero una fracassata. Però insomma possiamo davvero fare un ottimo risultato. Per carità, i favoriti saranno probabilmente gli statunitensi, gli australiani, così. Però magari anche noi possiamo dire la nostra. Abbiamo finalmente trovato una squadra davvero competitiva nei 100 metri a stile libero, se vogliamo dire anche forse una delle discipline più belle da vedere nel nuoto alle Olimpiadi. Andiamo invece alla seconda medaglia d'argento di giornata e parliamo di tiro a segno. Quindi per chi è neofita di questa specialità, è anche compreso, è un po' il tiro al piattello. E ragazzi, ci è mancato davvero tanto così
che Diana Bacosi bissava l'oro olimpico di Rio. Davvero, per un solo piattello mancato è finita seconda, soltanto dietro una straordinaria Amber English, statunitense, che peraltro ha stabilito il nuovo record olimpico, ma è finita davanti alla cinese Meng Wei, che poteva essere forse l'unica che poteva destare delle insidie alla Bacosi, ma poi è venuta fuori questa Amber English, non dico a sorpresa, ma davvero ha sbagliato davvero molto molto poco. Un risultatone molto molto positivo comunque per la Bacosi, che forse non era neanche troppo scontato che insomma poteva andare a medaglia, però insomma ha confermato invece l'ottima qualifica che ha fatto per entrare in finale, quindi brava 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 Diana, che comunque ha confermato un ottimo livello per il tiro a segno. Un altro risultatone incredibile invece è arrivata dalla scherma con il fioretto maschile, con Garozzo, che ha fatto tra virgolette quello che ha potuto. Io sincero non mi sento di condannare Daniele per la finale che ha perso, perché si è giocata la medaglia d'oro contro il contro Hong Kong, contro l'atleta di Hong Kong, ovvero Cheng. E purtroppo per il percorso che ha fatto, cioè dai quarti che ha avuto qualche piccolo dolorino, francamente già ad arrivare in finale per l'oro è già un grande risultato, francamente. Poi purtroppo la disperazione c'è, perché era davvero, anche lui ha tanto così per bissare l'oro di Rio e purtroppo non ce l'ha fatta. Comunque ripeto, non me la sento di prendermela con Garozzo, perché secondo me ha fatto un torneo grandioso, perché ripeto, dai quarti di finale praticamente aveva dei dolori fisici, e quindi già che è andato in finale a giocarsi l'oro è un qualcosa di straordinario. Infatti secondo me la gara del giorno, oltre alle medaglie, è anche il quarto di finale di Daniele Garozzo, che nonostante i dolori comunque continua, va in semifinale, vince la semifinale e va appunto a giocarsi la finale per l'oro. E quindi davvero per Daniele Garozzo è più un argento guadagnato che un oro perso, secondo me. Fatto sta che comunque conferma anche lui l'ottimo livello di competitività, nonostante non era forse al meglio delle condizioni fisiche. Magari se fosse stato in condizioni fisiche alla perfezione potevamo parlare di un'altra cosa, però ripeto, non me la sento per niente di prendermela con Daniele, perché ha fatto davvero un torneo olimpico del fioretto davvero straordinario e quasi davvero da batticuore. Finito il discorso medaglie italiane, vi vado a dire un secondo il risultato delle altre discipline per quanto riguardava l'Italia. Purtroppo il softball femminile termina malamente il torneo perdendo 8-1 con il Canada. Mi aspettavo sinceramente qualcosina di più dall'Italia del softball, però magari era il loro debutto olimpico e un pochino di tensione ci può anche stare, però insomma perdere 5 partite su 5 da campionesse d'Europa, insomma un pochino stona, devo essere onesto. Un'altra delusione di giornata invece è purtroppo Fabio Basile nel judo, che davvero mi ha un pochino deluso, perché addirittura non è riuscito neanche a oltrepassare i 32esimi di finale, quindi davvero già al primo turno fuori, davvero. Quindi insomma una sorpresa molto negativa per appunto Fabio Basile nel judo. Del nuoto vi parlo più tardi, che faccio come al solito, che nel nuoto mi trasformo anche nel consigliarvi le gare da seguire per domani. Per quanto riguarda invece la pallavolo maschile, purtroppo fra sfortuna ma anche grandi demeriti dell'Italia, la Polonia, campione del mondo, passa agevolmente contro l'Italvolley maschile per ben 3-0, cioè un risultato davvero sontuoso dei polacchi. Un'Italia che purtroppo non c'è stata, bisogna essere onesti, ha perso i 3-7 per 25-20, 26-24, 25-20. Purtroppo è mancato Giannelli per un piccolo infortunio, speriamo di recuperarlo dopodomani per la gara col Giappone, che già è decisiva per le sorti appunto dell'Italia nel girone.
Insomma, si poteva secondo me fare qualcosina di più, però la Polonia era campione del mondo e insomma, dai, alla fine forse potevamo anche mettere in conto una piccola sconfitta dell'Italia contro appunto i polacchi. Molto bene Irma Testa nel pugilato che ha superato agli ottavi di finale Michaela Walsh e quindi si ritrova ai quarti di finale, sta crescendo pian piano Irma, magari davvero ai quarti potrebbe ancora vincere e arrivare alle semifinali e giocarsi davvero qualcosa di molto molto importante. Come dicevo ieri, nella sciavola femminile purtroppo c'erano poche speranze, infatti Irene Vecchi sì, ha vinto al primo turno, ma già ai sedicesimi di finale purtroppo è andata a casa, ma diciamo che già avevo messo in conto questa cosa perché appunto la sciavola femminile ha poche chance ormai da un po' di anni di andare un po' in là nel torneo olimpico. Male anche Leonardo Fioravanti che esce dal surf. E poi altri risultati da segnalare non ce ne sono sinceramente. E quindi passiamo alle gare da seguire consigliate dal Mala, passando anche per il nuoto, perché oggi ci sono state anche delle semifinali importanti e anche delle batterie d'esordio davvero importantissime per i nostri colori. Vi vado a dire un po' i risultati delle semifinali di oggi. Nei 100 metri rana donne, Martina Carraro riesce ad approdare in finale con il settimo crono, ma non è distantissimo dal bronzo, quindi forse se fa la gara della vita può cogliere un bronzo davvero molto importante. Nei 100 metri dorso maschile invece c'è Con, conferma di avere una condizione stellare come nella staffetta 4% stile libero, anche nel dorso si conferma davvero competitivo, ottiene la finale con il quarto tempo assoluto, chissà davvero se riuscirà domani a cogliere un risultatone pazzesco appunto in finale nei 100 metri dorso. Poi altri risultati da segnalare, purtroppo nei 100 metri dorso al femminile la Panziera purtroppo va fuori, come nei 200 metri stile libero sia Ballo e Dicolia o Dicolia come volete voi, purtroppo non sono passati in finale. Nelle batterie di oggi invece ci sono stati dei risultati molto buoni da parte dell'Italia, con il debutto di Federica Pellegrini che, nonostante una gara non dico pessima ma ci aspettiamo di più, sinceramente, dalla Divina, che ottiene, pensate, il quindicesimo tempo su 16 per entrare in semifinale. Ha ammesso anche lei che da domani deve cambiare passo per entrare in finale, quindi non sono io che, insomma, sto dando brutti commenti alla Pellegrini, ma l'ha ammesso pure lei ai microfoni post-gara. Poi, nei 1500 metri a stile libero al femminile, debutto ottimo della Quadrella che ottiene il quarto crono e domani si può giocare, oltre che una medaglia di bronzo, secondo me anche una medaglia d'oro molto molto certa. Quindi attenzione alla Quadrella perché la sua gara sarà da seguire con attenzione. Nei 200 metri a farfalla al maschile, Burdisso e Carini si qualificano rispettivamente con l'ottavo e il decimo tempo per la semifinale, così come Ilaria Cusinato e Franceschi nei 200 metri misti al femminile si qualificano anche loro alle rispettive semifinali. Quindi insomma abbiamo tanta carne al fuoco domani per quanto riguarda il nuoto, ma ovviamente non abbiamo soltanto il nuoto da seguire, ci sono anche altre discipline da seguire. Il beach volley con la seconda partita del gruppo F di Daniele Lupo e Paolo Nicolai contro la coppia giapponese. Ci aspettiamo grandi cose da Lupo e Nicolai che continuano la loro rincorsa verso un bis dell'argento oppure qualcosina in più. Poi vi invito anche a seguire il kayak donne, dove insomma Stephanie Horn ha ottenuto il quarto tempo complessivo in batteria. Vediamo poi se in semifinale se riuscirà a qualificarsi in un'eventuale finale, però insomma mi ha dato buone impressioni Stephanie Horn al kayak, che è anche una bella disciplina, bisogna essere onesti. Poi domani ci sarà l'interessantissima finale
del femminile a squadre per quanto concerne la ginnastica artistica, dove l'Italia a livello singolare nelle varie componenti secondo me può essere davvero molto interessante e una mina vagante per il discorso medaglia di bronzo o anche addirittura una medaglia d'argento, se qualche nazione davvero può incappare in errori molto molto gravi. E ne abbiamo visti nelle batterie tra virgolette qualche atleta di qualche nazione molto big commettere degli errori importanti. Nel judo sinceramente non mi esprimo perché non è una disciplina che seguo, però può essere anche in questo caso una mina vagante sia al femminile nei 63 kg che nel maschile agli 81 kg. La pallanuoto bisogna assolutamente seguire perché l'Italia giocherà contro la Grecia già, e qui sarà già un bel test importante per gli uomini di Sandro Campagna, per il sette bello che appunto andrà a giocare contro la Grecia. Domani ci sarà anche la seconda partita dell'Ital Volley femminile che se la giocherà contro la Turchia. Non dico che possono replicare un 3-0 facile facile come contro il comitato olimpico russo, però insomma con la Turchia ci aspettiamo comunque una prestazione simile o uguale contro appunto il comitato olimpico russo. Pugilato, stessa cosa, mina vagante, nel senso che ci saranno i sedicesimi di finale e gli ottavi finale per quanto riguarda la categoria 57-60 kg e 64-69 kg. Ci sarà anche la scherma da seguire perché finite le competizioni individuali si inizieranno con le competizioni a squadre. Domani si comincerà con la spada femminile a squadre, con l'Italia che partirà ai quarti di finale contro il Comitato Olimpico Russo. Poteva andare di meglio, però insomma se si supera questa nazione magari si può sperare in qualche medaglia molto interessante. Poi come ultima cosa da seguire vi invito a seguire anche il tiro con l'arco. C'è l'individuale maschile, Mauro Nespoli ai 32esimi affronta forse l'abbordabile avversario sloveno Zigar Avignar, però insomma secondo me Nespoli se si concentra bene può fare davvero molto molto bene, non ha magari a giocarsi una medaglia, però insomma mi invito comunque a seguire la sua gara ed eventualmente le prossime gare che appunto Nespoli farà nel tiro con l'arco individuale al maschile. Quindi per oggi è tutto. Con il terzo giorno, il resoconto del Day Free Day delle 32esime Olimpiadi dell'era moderna. Continuate a seguire le Olimpiadi sul canale YouTube del Mala. Iscrivetevi al canale, lasciate like e condividete il video con tutti i vostri amici amanti delle Olimpiadi. Ci vediamo domani con il Day 4, il resoconto della quarta giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo, sempre qui in compagnia del Mala!